apparentemente sembrano tre colline, ma l'osservazione satellitare svela qualcosa di più enigmatico. Base, lati e pendenza di queste strutture geologiche sono identiche, situazione alquanto impossibile in natura. Esse sono, seppur ricoperte di terra e vegetazione, tre piramidi a gradoni, hanno lo stesso orientamento e un'inclinazione massima di 43-44 gradi. Ci appaiono così, come le ha scoperte nel 2001 durante un'osservazione aerea l'architetto Vincenzo Di Gregorio. La loro altezza varia dai 40 ai 50 metri e si trovano nel parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone in provincia di Lecco. Non essendo un territorio toccato dalle glaciazioni, in epoca preistorica fu un luogo ottimale in cui le popolazioni locali poterono rifugiarsi. Non sappiamo se le piramidi esistevano già o furono costruite in seguito, essendo impossibile attribuirgli una datazione in quanto bisognerebbe effettuare scavi approfonditi. Fatto certo è che qui sono stati ritrovati i resti umani del più antico insediamento preistorico lombardo, motivo che ha portato la zona ad essere area protetta, divenendo il parco regionale che oggi conosciamo. Forse già se ne intuiva il valore? Uno staff di esperti ha effettuato diverse misurazioni con l'ausilio di attrezzi utilizzati in archeoastronomia e astrofisica, che hanno accertato che le strutture piramidali sono opera creata dalla mano dell'uomo e non dalla natura, in quanto la pendenza è artificiale. Le piramidi presentano terrazzamenti, le prime due sono evidenti perché spogli, mentre l'ultima, quella più a nord, è di difficile identificazione in quanto totalmente ricoperta di vegetazione. Un'antica civiltà avrebbe modellato le colline di roccia calcarea, formandone i gradoni. Ciò sarebbe stato realizzato a scopo religioso astronomico, escludendone le finalità agricole, dato che il terreno, proprio per la sua struttura, non può essere coltivato. La prima piramide è chiamata Collina dei Cipressi, per via della presenza sulla cima di 12 cipressi che conferiscono grande sacralità. Ci si sente come all'interno di un santuario naturale, una pace indescrivibile, un'alchimia di protezione trasmessa dagli alberi distribuiti circolarmente, attorno ad un masso di granito. La seconda piramide, più suggestiva perché spoglia, è simile alla piramide di Saqqara. Sarebbe stata utilizzata come osservatorio astronomico dal popolo dei Celti, che avrebbero abitato questa zona nel 400-500 a.C. e che sarebbero stati gli ultimi utilizzatori della piramide. È alta circa 40 metri e alla sua base sono ancora visibili alcuni ruderi, resti di mura che avrebbero circoscritto la collina, identificandolo come luogo sacro. Inoltre la cima è perfettamente piatta, caratteristica delle piramidi santuario, che venivano utilizzate come osservatori celesti. E proprio qui, sulla cima, vi è la presenza di un muro a secco, unico resto del santuario celtico. Il complesso piramidale di Montevecchia è orientato a imitazione della cintura di Orione, proprio come le piramidi egizie, che creavano un filo conduttore con questa costellazione perché si potesse, una volta defunti, ritrovare la via di casa. Ma il nostro pianeta è pieno di piramidi. In Italia, per esempio, abbiamo anche la piramide di Monte d'Accodi in Sardegna e ultimamente ne sono riaffiorate altre grazie alle indicazioni satellitari dallo spazio, la cui tecnologia ha permesso di effettuare sorprendenti scoperte. Una scienza nuova del nostro secolo che permette una nuova visione, quella dall'alto. Siamo coperti di terra, vegetazione e acqua e solo oggi stiamo facendo scoperte impensabili, grazie a questo occhio divino che può vedere tutto,
e che si chiama Satellite.